Io mi sono occupato molto di totalitarismi europei. Ho studiato di partenza ovviamente il fascismo italiano, poi il nazionalsocialismo tedesco e il comunismo sovietico, e soprattutto mettendo in relazione questi totalitarismi con la funzione assegnata allo sport, fondamentale, centrale. Da qui sono partito per cercare di capire se in America Latina, ma in tutto il continente sudamericano, fossero state utilizzate dalla profonda trama di dittature militari e oligarchie fondate sul latifondo, sui rapporti con il capitalismo americano, fosse accaduto qualcosa di simile, cioè se lo sport fosse stato utilizzato con delle finalità analoghe. E intanto ho dovuto immediatamente, questo come dire, faceva già parte del mio bagaglio, ma dovevo confermarlo con degli elementi effettuali, che intanto in America Latina non si può parlare di sport, ma si può parlare solo di calcio. È una monocultura sportiva l'America Latina. Ci sono, come dire, solo delle plaghe in cui si gioca anche a baseball come frutto della vicinanza degli Stati Uniti d'America. Ma talvolta il baseball è diventato, come ad esempio a Cuba, un elemento identitario che come dire, è stato in qualche modo introiettato dai cubani in opposizione agli spagnoli, che invece avevano come loro diciamo, veicolo sportivo il football, tant'è che a Cuba il football non esiste, si gioca solo a baseball, visto proprio come uno strumento dell'identità cubana per rendersi indipendenti dalla colonizzazione spagnola della fine dell'Ottocento. Bene, allora, in America Latina non c'è niente di paragonabile a quello che sono state in Italia l'Opera Nazionale Balilla, l'Opera Nazionale Dopolavoro, i gruppi universitari fascisti, oppure in Germania, nella Germania nazista, la Hitlerjugend, la forza attraverso la gioia, che è l'organizzazione come dire, analoga all'Opera Nazionale Dopolavoro in Italia. Quindi non hanno mai costruito le dittature sudamericane dei totalitarismi che cercavano il consenso anche attraverso un apparato sportivo di massa. Hanno invece fatto un largo ricorso al football come a un grande diversivo sociale. In America Latina si può parlare veramente del football come del panem circenses nell'antichità classica. E questo uso è stato, come dire, totalizzante, nel senso che in tutte, ma proprio tutte le dittature sudamericane, dall'Uruguay all'Argentina, al Brasile, a Salvador, all'Honduras, al Guatemala, il calcio è stato utilizzato dalle forze al potere come uno strumento attraverso il quale consolidare il proprio potere. Ecco, io poi ho cercato, questa era la teoria, diciamo, e poi ho cercato di sostenerla, suffragarla, analizzando vari casi, i più importanti anche per il rilievo economico, sociale e demografico che hanno. Quindi in particolare ho cercato di studiare il Cile, ho studiato l'Uruguay, che è un piccolo paese ma una grande potenza calcistica e anche un'interessante come dire, esperienza politica prima dell'avvento delle dittature, e le due grandi potenze calcistiche del continente, Brasile e Argentina, che offrono ovviamente la maggior
parte e qualità dei materiali. L'Uruguay, per esempio, è il primo paese a vincere la Coppa Riné, l'attuale Coppa del Mondo. La organizza, il primo stato che organizza un campionato mondiale di calcio è l'Uruguay, e già questo è un dato, come dire, che dice qualcosa, insomma. Il calcio nasce in Europa, però la prima Coppa del Mondo viene organizzata in un paese sudamericano, e viene organizzata per festeggiare, celebrare i 100 anni della Costituzione uruguaiana. Nel 1830 viene promulgata la prima Costituzione uruguaiana, e allora, per celebrare degnamente questa importante ricorrenza, perché l'Uruguay era uno dei paesi più democratici dell'America Latina e anche più ricchi, veniva chiamato la Svizzera dell'America Latina, e quindi si pensa di celebrare solennemente la loro Costituzione con questa manifestazione, che in realtà però aveva anche altri scopi, nel senso che l'economia uruguaiana stava incominciando a scricchiolare molto, in modo molto preoccupante, perché la crisi, la grande depressione, la crisi di Wall Street del 29 stava arrivando anche in America Latina, e stava colpendo soprattutto l'Uruguay, perché era uno dei paesi economicamente più ricchi. E quindi c'è, da parte del governo, allora al governo c'era Jean Campostegui, la volontà, come dire, di utilizzare questa Coppa del Mondo per distogliere un po' gli uruguagi dalle difficoltà economiche che incominciava a incontrare il paese, e di cementare invece ulteriormente, perché un'altra delle grandi componenti, diciamo, della società latinoamericana in rapporto al calcio, è usare il calcio come grande veicolo di nazionalismo e di cemento unitario all'interno del paese, superando le divisioni. Infatti la costruzione, questo è proprio da un punto di vista simbolico, la costruzione del grandioso stadio, un'altra un altro degli elementi chiave per capire la società sudamericana, è la costruzione dei mastodontici stadi. La costruzione dello stadio del centenario, viene proprio chiamato così, è un elemento intorno al quale, come dire, in qualche modo si riappacificano tutti i contrasti interni che si erano creati anche all'interno della società uruguaiana a seguito della crisi economica, perché questo stadio, che andava costruito in tempi record, perché iniziano a costruirlo molto tardi, un po' come hanno fatto anche adesso in Brasile, però devono arrivarci, cioè non possono lasciare un'opera incompiuta. Intorno a questo stadio si richiamerà proprio all'unità del paese, per cui verrà, come dire, si farà della costruzione di questo stadio un elemento dell'identità nazionale. Come sono andati poi quei campionati del mondo lo sanno tutti. Li ha vinti l'Uruguay con una finale, come dire, non combattuta, combattutissima con l'Argentina, nella quale hanno prevalso molte altre ragioni oltre alle ragioni calcistiche, nel senso che la storia uruguaiana è una storia che ha dei difficilissimi rapporti con l'Argentina alle origini, e credo anche oggi non si amino affatto, perché nel processo, diciamo, di costruzione nazionale dell'Uruguay, a cui ha partecipato anche il nostro Giuseppe Garibaldi, che guidava la flotta navale che combatte contro quella argentina, all'interno dell'Uruguay ci sono sempre stati due partiti, il Partito Colorado e il Partito Liberale, e diciamo, nei primi anni di vita di questa nazione l'Argentina ha sostenuto il Partito Liberale contro il Partito Colorado, che era al governo, e ha anche occupato militarmente per un certo periodo di tempo durante la guerra interna il paese, per cui, diciamo, i rapporti diplomatici tra questi due stati sono sempre stati molto tesi, e
naturalmente un incontro di calcio diventa, come dire, la polveriera che riattizza tutti questi nazionalismi. La vittoria dell'Uruguay quindi verrà celebrata come una grande vittoria nazionale dal popolo uruguaiano, e verrà vissuta dal popolo argentino invece come una disfatta che ha dei significati anche politici. La squadra al rientro in patria verrà accolta al grido di conigli, conigli, dicendo che non avevano, come dire, mostrato tutta l'aggressività, la combattività che andava invece usata in un incontro che aveva questi significati che travalicavano lo sport. L'ambasciata uruguaiana verrà assediata e quindi dovrà intervenire l'esercito per difendere l'ambasciata uruguaiana, che è assediata dalla popolazione argentina. E tra le conseguenze indirette di questa sconfitta calcistica, di lì a pochi mesi, nel senso che il primo mondiale si è giocato dal 13 al 30 luglio 1930, il 6 settembre 1930 c'è il primo colpo di Stato in Argentina della sua stagione costituzionale, per cui sale al potere il generale Félix Uriburu, e questo colpo di Stato è, come dire, sfrutta anche la sconfitta calcistica, perché la precedente amministrazione, il precedente governo, viene considerato anche responsabile di questa sconfitta, che viene vissuta come un'onta nazionale. Ecco, questo è un primo esempio di quanto in America Latina si mescolino il calcio e la politica. Vi riassumo brevissimamente quella che è forse, come dire, una dei casi più clamorosi della contaminazione che la politica ha con questo sport in America Latina: la guerra dei sei giorni tra Salvador e Honduras. L'Honduras ha partecipato agli ultimi mondiali, è stato eliminato due giorni fa dalla Svizzera, e Salvador e Honduras, due paesi confinanti, nel 1969, forse ricorderete il famoso reportage di Risar Kapuscinski, La guerra del football, è un suo famoso libro che si intitola La guerra del football. Lui era in Salvador nei giorni in cui scoppia la guerra tra Salvador e Honduras. Scoppia ovviamente per delle ragioni politiche, nel senso che il Salvador, paese molto più povero dell'Honduras, e con invece dei problemi, diciamo, di espansione demografica che faceva fatica ad assorbire, aveva stabilito un accordo diplomatico con il Salvador per consentire a 300.000 contadini salvadoregni di lavorare e risiedere in Honduras. Questo era un accordo politico che aveva incontrato naturalmente una quantità di ostilità, e che sarà il motivo scatenante di questa guerra, perché da un momento all'altro il governo honduregno decide di revocare questo accordo, e improvvisamente diverse centinaia di migliaia di lavoratori, di contadini e in particolare massima parte di braccianti salvadoregni devono rientrare nel paese. Quindi c'è tensione politica tra i due stati, e si incontrano questi due stati nelle eliminatorie per la Coppa Rimé del 1970, nel senso che sia il Salvador che l'Honduras vincono due loro gironi e si devono incontrare, perché dal loro incontro sarebbe scaturita la squadra che poi avrebbe potuto partecipare alla Coppa Rimé messicana del 70. Questi due incontri diventano l'anticamera della guerra, nel senso che quando l'Honduras va a giocare in Salvador,
la squadra viene disturbata in tutti i modi prima della partita, non può dormire, non riesce a prepararsi adeguatamente e verrà sconfitta 1-0. Nel ritorno in Honduras, la squadra del Salvador riesce a raggiungere lo stadio di Tegucigalpa dove si deve giocare la partita, non scortata, trovando ospitalità dentro a carri armati della quinta armata corazzata honduregna. La partita si svolge, l'allenatore in un clima quasi inenarrabile, viene bruciata la bandiera che doveva salire sul pennone dello stadio del Salvador. L'allenatore del Salvador dice: per fortuna abbiamo perso, perché sennò non saremmo usciti vivi dallo stadio. Sta di fatto che da lì a 15 giorni il Salvador, che pur essendo un paese più povero dell'Honduras, aveva però un esercito molto più agguerrito e armato dagli Stati Uniti d'America, inizia la guerra bombardando con l'aviazione, perché prima li invade con l'aviazione e poi con le truppe di terra, e questo dà luogo a una guerra che dura solo 6 giorni ma provoca più dei 6.000 morti. E da questa guerra trarranno giovamento soltanto le due dittature al potere, che in questi casi hanno tutte le opportunità di aumentare ancora di più la pressione repressiva sulle opposizioni. Questa è la guerra dei 6 giorni. Noi ci ricordiamo la guerra dei 6 giorni, la guerra tra israeliani e palestinesi, ma c'è stata anche la guerra dei 6 giorni, perché per fortuna è durata solo 6 giorni, perché intervenne poi l'OSA, cioè l'Organizzazione degli Stati Americani, a bloccarla. Ecco, e adesso brevissimamente accenno a Brasile, un po' più estesamente all'Argentina. Allora, il Brasile è uno stato, un importante stato che ha l'egemonia nel gioco. Qualitativa, un'egemonia qualitativa, nel senso che è il calcio più bello a vedersi, più fantasioso, più spontaneo, e ha anche l'egemonia nel senso che ha vinto più coppe nel mondo. È però uno stato che ha utilizzato, come le altre dittature latinoamericane, questo gioco con delle finalità che hanno poco a che vedere con il calcio vero e proprio. Allora, in Brasile è tornato alla democrazia nel 1985 ed è stata una dittatura militare senza soluzione di continuità, nel senso che si sono succedute proprio 5 governi retti da militari dal 1965. Ha avuto come l'Italia un ventennio di dittatura militare. 5 presidenze dette dei gorillas, per intendersi quali erano le caratteristiche di queste dittature militari. Quella che ha più usato il calcio con delle finalità di controllo e di consenso è stata quella di Emilio Gastarrazu Medici, che è stato al governo in Brasile dal 1969 al 1974. Gastarrazu Medici era il capo della polizia politica brasiliana, quindi aveva un controllo su tutto il paese attraverso appunto il fatto che lui era a capo della polizia politica. E durante il periodo di Gastarrazu Medici si è avuto anche uno dei momenti di maggiore splendore del calcio brasiliano, perché Gastarrazu si insedia nel 1969 e un anno dopo c'è la grande vittoria del Brasile nella Coppa Rimé, che in finale vince contro l'Italia per 4-1.
Gastarrazu Medici era un tifoso, nel senso che era uno di quei politici che amava dimostrarsi e mostrarsi tifoso. Si racconta che fosse uno, come dire, di quei personaggi che anche in Italia si vedevano per strada, che la domenica ascoltava le partite alla radiolina camminando, perché voleva essere informato su tutti i risultati in tempo reale. È stato il dittatore che per primo è riuscito a creare un campionato nazionale in Brasile, perché in Brasile si tenevano campionati federali per stati, e lui per primo ha avuto l'intuizione di trasformare, no, questo gioco, che era sì importante ma che aveva bisogno di unificare ulteriormente il paese, creando il primo vero campionato nazionale brasiliano. Infatti il primo campionato nazionale brasiliano si gioca dal 1970. Era un grande, come dire, amico di Pelé. La storia di Pelé non è... Allora, di Pelé noi siamo grandi estimatori sotto il profilo strettamente calcistico. Sotto il profilo umano, Pelé è stato sempre asservito al potere, a qualsiasi potere. Nel senso che anche adesso, con la presidenza democratica, quando ci sono stati l'anno scorso dei grossi movimenti di protesta contro l'aumento delle tariffe, contro lo sperpero di denaro pubblico per la costruzione di questi impianti, è sceso in campo Pelé per sostenere l'amministrazione al potere, sostenendo che non bisogna mescolare calcio e politica. Però io vi voglio leggere una famosa intervista che rilasciò Pelé nel 1970, per capire perché lui è sempre stato un uomo del potere, cioè che si è sempre schierato dalla parte, insomma, di chi governava allora, e in quell'anno governava appunto una dittatura militare. Eccolo qua. Lui nel 1970 venne intervistato da una giornalista, Amália Babran. Era una giornalista, diciamo, dell'opposizione politica, che gli fece queste domande: e in Brasile come va? Che ne dite della dittatura del vostro paese? E lui rispose: dittatura? Il Brasile è un paese liberale, è il paese della felicità. Capite? Voi mi fate delle domande su una dittatura e io non posso parlare di una cosa che non esiste. Credo che voi siate in errore. Noi siamo liberi. La giornalista lo incalza ulteriormente. E i 12.000 detenuti politici e la tortura sistematica applicata dal regime brasiliano? Pelé: essendo apolitico non posso dirvi ciò che è vero e ciò che è falso. Per parlare dovrei avere delle prove, e siccome non ne ho, non posso parlarne. Domanda: voi non avete rifiutato di rappresentare la dittatura del vostro paese, di essere usato per le public relations? Risposta di Pelé: una volta il presidente del Brasile mi ha chiesto di rappresentarlo in Messico, in occasione dell'inaugurazione di una piazza chiamata Brasilia. Non mi sarei mai permesso di dire no al presidente. Per me è un onore. Quindi Pelé, che è sempre stato, come dire, l'emblema del calcio brasiliano, non ha mai invece brillato per delle prese di posizione minimamente democratiche. Viceversa, anche nel periodo dei Gorillas ci sono stati delle figure di rilievo del calcio brasiliano che hanno avuto molto più coraggio di Pelé e che in qualche modo, facendosi scudo del calcio, perché il calcio dà una grande popolarità, quindi si diventa personaggi pubblici che possono in qualche modo avere voce e offrire dei messaggi positivi. Pensiamo a Socrate e alla Democrazia Corinziana, però questa è una storia
della fine della dittatura brasiliana, nel senso che questa esperienza del Corinthians, che verrà poi ripreso come uno dei grimaldelli che hanno aiutato a far cadere la dittatura in Brasile, avviene negli ultimi anni, quando le dittature militari brasiliane erano molto indebolite. Siamo verso dal 1983-82 all'85, quindi quando stavano per cadere le dittature militari, mentre nel pieno delle dittature militari, negli anni 60 e 70, ci sono state alcune figure che hanno, come dire, sfidato il regime. Una delle più interessanti è quella dell'allenatore Jobim Alves Saldanha. Saldanha era l'allenatore della nazionale brasiliana che si era qualificata per i mondiali di Messico del 70. È stato allenatore della nazionale brasiliana per 407 giorni. Ha vinto tutte le partite di eliminatorie che il Brasile ha fatto per qualificarsi e poi fece una famosa tournée in Europa e sconfisse in Inghilterra, quando ancora l'Inghilterra era una grande squadra di calcio, ma non solo, era il campione del mondo in carica perché aveva vinto la Rimé del 66, sconfisse in questa amichevole europea l'Inghilterra. Solo che Saldanha era stato in gioventù, e probabilmente lo era ancora, ma durante la dittatura non si poteva più manifestarlo apertamente, iscritto al Partito Comunista Brasiliano. Ed era soprattutto un uomo, come dire, tutto d'un pezzo, che non te ne mandava a dire. In Brasile lo conoscevano, gli avevano dato anzi il soprannome di Sem Medo, senza paura. Lui sfidò il presidente allenatore, nel senso che Gastarrazu Medici voleva anche dettare la formazione, e in particolare voleva a tutti i costi che nella nazionale brasiliana di Saldanha giocasse il centroavanti dell'Atlético Mineiro, Dario Maraviglia, che era chiamato Pluto perché era un calciatore brasiliano poco tecnico, tutta forza, una specie di Hulk, quindi piuttosto scarso, perché se avete, non so io se voi state seguendo il mondiale, ma Hulk si vede che non è un grande giocatore, è solo una forza della natura. Dario Maraviglia doveva essere qualcosa di simile allora, e Saldanha non lo voleva far giocare, andando contro i Gorillas, che invece lo volevano imporre all'allenatore. Lui resistette in tutti i modi, e in particolare di fronte a una sollecitazione molto forte della dittatura per far giocare Dario Maraviglia, rispose a Gastarrazu Medici: il presidente non viene a chiedere il mio parere quando deve sostituire un ministro. Capirete che questo, come dire, era un atto di guerra contro la dittatura. Ha detto anche tante altre cose che vi risparmio. Per esempio, quando venne sempre durante quella tournée in Europa, prima del mondiale del 70, era stato anche in Germania, e in Germania un giornalista provocatoriamente gli aveva fatto una domanda dicendo: state sterminando il popolo amazzonico? E lui gli rispose: noi brasiliani riusciamo a sterminare un popolo in un secolo, voi l'avete fatto in 5 anni, rimandando la palla all'avversario. Ecco, quindi era un personaggio di questo tipo, che infatti poco prima del mondiale viene esautorato d'ufficio con una decisione politica, e al suo posto verrà poi chiamato a dirigere la nazionale Zagallo, quel Brasile che era fortissimo e che Saldanha aveva preparato per vincere la Rimé. Infatti la vincerà, come noi italiani ben sappiamo. Un'altra figura interessante del calcio brasiliano che prese posizione contro le dittature, invece è stato un calciatore meno conosciuto di Socrates, anche perché
meno noto, meno famoso, ma un calciatore di rilievo del calcio brasiliano, José de Lima Reinaldo, anche lui attaccante dell'Atlético Mineiro, ma 8 anni dopo, nel senso che lui fa i mondiali del 78 in Argentina. Tanto per capire, c'era uno che ha giocato 475 partite di campionato segnando 255 gol. Era uno che aveva il gol facile e ha segnato anche 14 gol in nazionale. Reinaldo, quando venne in preparazione ai mondiali d'Argentina a fare una tournée europea, allora il Brasile faceva sempre delle tournée europee perché era una grande attrazione. Oggi non è più così, oggi le nazionali non fanno più partite amichevoli, ma allora venivano in Europa e facevano partite amichevoli. E lui è venuto anche a Milano e c'è un'intervista interessante sull'Unità dell'aprile del 78, perché il Brasile fece un amichevole con l'Inter e venne intervistato da un giornalista dell'Unità e Reinaldo rilasciò una intervista, come dire, coraggiosissima, perché lui disse: io non sono un uomo di sinistra, io sono un uomo del popolo e io dico che nel mio paese non c'è la libertà per il popolo. Cioè disse delle cose molto spontanee ma molto, come dire, forti, e Reinaldo è stata una di quelle, diciamo, voci contro coraggiose del calcio brasiliano, che per il resto invece si è molto appiattito sulle posizioni di Pelé. C'era stato nel 1982 il Guerin Sportivo riprese uno studio sociologico che era stato fatto sul calcio brasiliano, e l'identikit del calciatore brasiliano di quegli anni era un calciatore che A. non si occupava di politica, B. non leggeva un libro, C. non vedeva mai uno spettacolo teatrale. Era proprio una pedina che doveva semplicemente produrre calcio. Appunto, quindi questi esempi di Saldania e di Reinaldo dimostrano come in realtà c'era più, come dire, in realtà c'era più varietà di casi, e queste sono state due esempi abbastanza interessanti. Negli anni 70 in Brasile si parla di militarizzazione del calcio durante il periodo delle dittature militari, perché dopo il pessimo risultato ottenuto dalla nazionale ai mondiali del 74, si incomincia a mettere in discussione il calcio tutto finte, tutto, come dire, arte del calcio brasiliano, e lo si vuole europeizzare, ovvero si vuole incominciare a introdurre anche nel calcio brasiliano la preparazione atletica, una formazione molto più rigida del calciatore. E di questo compito viene incaricato Claudio Coutinho. Ci sono diversi libri in Brasile che hanno studiato questa fase del calcio brasiliano, della militarizzazione, nel senso che l'allenatore della nazionale di calcio che va a fare i mondiali del 78 in Argentina è un capitano dell'esercito, Claudio Coutinho, sposato con la figlia di un generale dell'esercito. Il presidente della Federazione Brasiliana di Calcio in quegli anni era Heleno Núñez, generale dell'esercito, nonché presidente del Partito Arena. Il Partito Arena era il partito di governo. Alleanza era l'acronimo di Alleanza Rinnovamento Nazionale ed era il partito dei militari. E Claudio Coutinho è una specie di corrispettivo, non so se voi ne avete sentito parlare o lo ricordate, di Heriberto Herrera. Heriberto Herrera è stato un allenatore della Juventus alla fine degli anni 60, ha vinto uno scudetto con la Juventus, niente a che vedere con Heleno Herrera.
Heriberto Herrera era un paraguayano, anche lui militare, di carriera, che venne in Italia e allenò la Juventus con le due parole d'ordine, movimento, movimento, cioè corsa, corsa, atletica, atletica. Lo stesso voleva fare Coutinho in Brasile con la squadra verde-oro, cioè voleva in qualche modo snaturarla. E difatti questo è il periodo della storia del calcio brasiliano in cui più forte è stata la presenza incombente delle giunte militari, arrivate fino a volere trasformare in qualche modo il campo di calcio in una caserma. Coutinho, vi leggo una sua dichiarazione pubblica per capire qual era la mentalità e qual era l'idea che stava dietro questa metamorfosi, questo snaturamento del calcio brasiliano. In una sua dichiarazione alla stampa disse: tra il comandare una squadra di calcio, un plotone o un reggimento esistono molte similitudini in quanto ad organizzazione, disciplina, intesa e ordine. Quindi la squadra di calcio come una plotone militare. Questa era l'idea che si cercò in quegli anni 70 delle dittature di trasferire nel calcio brasiliano. Infine, la pagina più dolente, più drammatica e anche più, come dire, interessante è quella del calcio argentino, in particolare in occasione dei mondiali del 78. Allora, se il Brasile ha avuto dal 65 all'85 cinque governi militari, l'Argentina dal 1955 al 1976, quindi molto prima, l'Argentina ha avuto l'Argentina era un paese di grandissima instabilità politica, con moltissima turbolenza politica, quindi continui cambiamenti di governo, presidenti che stavano in piedi un anno e mezzo, poi venivano sostituiti. Comunque dal 1955 al 1976, quindi al colpo di Stato dei militari, l'Argentina ha avuto 14 presidenze a interim, di cui 8 con presidenti generali, e 5 presidenti generali sono stati destituiti da altri generali. Quindi era un paese, diciamo, virtualmente non sottoposto a dittature militari, ma realisticamente lo era. Il periodo d'oro di questo tipo di politica, sapete, è il peronismo. Un generale senza stellette, nel senso che ormai non era più all'interno dei ruoli dell'esercito, che però ha governato come un dittatore a tutti gli effetti. Ecco, quindi noi arriviamo al colpo di Stato del 24 marzo 1976, quando al potere c'è la terza moglie di Perón, Isabelita Martinez, che era succeduta a Perón, perché Perón nel 72 era tornato al potere, lui aveva trascorso un lungo periodo di esilio in Spagna, poi la situazione politica dell'Argentina è così lacerata che c'è bisogno, come dire, di una figura carismatica, e allora Perón, richiamato dal popolo peronista, torna in Argentina nel 72, ma muore nel 74, il primo luglio 74. Era un governo talmente democratico, quello di Perón, che come vicepresidente aveva messo sua moglie Isabelita Martinez, che infatti gli succede al potere per questo motivo. Al colpo di Stato dei militari il 24 marzo del 76, Isabelita Perón è presidente essa perché è subentrata come vicepresidente al marito. I militari avevano lanciato una quantità di preavvisi a Isabelita.
perché non riusciva a controllare il paese, secondo loro, che era attraversato da una gravissima crisi economica e soprattutto da una guerra civile interna tra squadroni della morte al comando del ministro López Rega, un ministro disabilita che però era, come dire, il mandante degli squadroni della morte di estrema destra che stavano combattendo una guerra contro la una guerra interna contro la sinistra peronista e contro le altre organizzazioni della sinistra argentina. I militari mandano una quantità di preavvisi a Isabelita. Jorge Videla, il generale dell'esercito che prenderà il potere il 29 marzo, perché il colpo di Stato lo fanno le tre armi: l'esercito comandato da Videla, l'aviazione comandata da Agosti e la potentissima marina comandata da Massera. Infatti, membro... vediamo lì nella foto, sì, tutti e tre davanti, sì, alla coppa. Membro della P2 di Licio Gelli, era un iscritto Massera alla P2. Prendono il potere il 24, il 29 decidono che il presidente del paese sarà Videla, ma avevano incominciato molto presto a far capire che la situazione stava precipitando. Nel novembre, io vi voglio leggere, perché queste dichiarazioni sono incredibili per noi che viviamo in un paese democratico. E invece in Argentina tra il 75 e il 77, diciamo, è accaduto di tutto. Allora, nel novembre del 75, Videla, che dall'agosto del 75 era stato chiamato a capo dell'esercito perché il generale che c'era prima di lui era stato considerato dallo stesso esercito troppo debole, nel novembre del 75 Videla partecipa a una conferenza dei capi di Stato Maggiore degli Stati Americani, degli eserciti degli Stati Americani. E dice testualmente, senza essere, come dire, smentito, richiamato: in Argentina morirà il numero di persone necessario per garantire la sicurezza del paese. Il 24 dicembre 1975, quindi parecchi mesi prima del colpo di Stato, dice a Isabelita Martinez: o il governo corregge la sua politica entro i prossimi 90 giorni, infatti ci siamo come mesi, lui lo dice il 24 dicembre, il colpo di Stato lo fanno il 24 marzo del 76, o ci penseranno i militari. Il 31 gennaio 1979 dice sempre Videla, che non è ancora il capo dello Stato, è il capo dell'esercito: il prossimo bersaglio delle forze armate saranno gli attivisti sindacali responsabili del caos e della guerriglia industriale. Quindi vengono lanciati al governo tutta una serie di messaggi che fanno capire come stanno per, come dire, assumere il potere. 24 marzo 1976, Operazione Ariete, prendono l'Operazione Ariete coperta dall'intelligence americana, eccetera, prendono il potere e quel giorno a Chorzów, in Polonia, si giocava una partita amichevole tra Polonia e Argentina. Nel giorno della presa del potere da parte dei militari sono state, come accade durante tutti i colpi di Stato, sospese tutte le trasmissioni radiotelevisive, vengono trasmessi solo marce militari o comunicati del governo golpista e viene unicamente salvaguardata la partita col comunicato numero 23 del governo golpista, viene salvaguardata la partita tra Polonia e Argentina. Gli argentini, mentre incominciavano, come dire, gli scontri, mentre l'esercito usciva dalle caserme
e prendeva posizione nelle strade, poterono assistere, grazie a una decisione dei golpisti, alla partita tra Polonia e Argentina. E questo fa già capire che importanza la dittatura che sarebbe iniziata da lì attribuiva al calcio. I mondiali erano stati affidati all'Argentina nel 1970, quindi il governo Videla si trova a ereditarli. Nel 1974 era stato creato un comitato organizzatore dei mondiali sotto la responsabilità del Ministero del Welfare. Il comitato organizzatore faceva capo al Ministero del Welfare. Appena salgono al potere i militari, detronizzano questo comitato e creano quello che loro chiamano l'ente autarchico mondiale, si chiama proprio così, cioè l'organismo in cui accentrano tutto il sistema organizzativo del mondiale, dalla costruzione degli stadi, degli aeroporti, alla sicurezza. Il primo presidente dell'ente autarchico mondiale è un generale, Omar Aktis, che però fa una bruttissima fine, perché pur saliti al potere, i generali tra di loro avevano dei forti dissidi interni. C'è sempre stato uno scontro aperto tra esercito e marina, tra Videla e Massera. Massera considerava, è un paradosso, ma tanto per capire in che situazione si trovava allora l'Argentina, Massera considerava Videla un po' debole, non abbastanza violento, aggressivo. E quindi ci sono sempre stati degli scontri tra Marina ed esercito, e a pagarne il prezzo fu Omar Aktis, che in circostanze rimaste misteriose, ma che in qualche modo si possono ricostruire, dopo la prima conferenza stampa che lui fece come presidente dell'ente autarchico mondiale, subì un attentato e morì. Di questo attentato vennero ovviamente accusati i Montoneros peronisti, ma si hanno molti motivi di credere che fu un regolamento di conti all'interno delle forze armate, e questo per portare a capo dell'ente autarchico mondiale, che era un organismo molto importante perché controllava un enorme volume di denaro soprattutto. Tanto per capirci, si è calcolato che il costo dei mondiali di Argentina durante la dittatura sia stato intorno ai 700 milioni di dollari. L'ente autarchico mondiale dichiarò di averne spesi 400 mila, ma non è vero, 400 milioni di dollari. La cifra reale è molto vicina ai 700 milioni di dollari. Pensate che il costo del mondiale di Spagna dell'82 è stato di 210 milioni di dollari. Loro ne hanno spesi più di tre volte tanto. Quindi viene fatto fuori il primo presidente dell'ente autarchico mondiale, che viene sostituito da un altro generale, Luis César Merlo. Ma il vero uomo forte di questo ente autarchico è il vicepresidente, ovvero il generale Carlos Alberto Lacoste, generale della Marina. Carlos Alberto Lacoste è un uomo molto vicino a João Havelange, il presidente della Federazione Internazionale Calcistica, un brasiliano, un miliardario brasiliano, nel senso che Havelange aveva la più grande compagnia di mezzi privati, di autobus di tutto il Brasile. Un uomo straricco, era in rapporti molto stretti con Carlos Alberto Lacoste, perché avevano anche avuto la concessione per tutta l'America Latina della marca di
calzature sportive, le Coq Sportif, è una sottomarca della Adidas. Erano in un stretto rapporto di affari, tanto è vero che Joao Avelange nel 1981, nel luglio del 1981, nominerà Carlos Alberto Lacoste vicepresidente della FIFA. Prima lo fa diventare vicepresidente della Federazione Calcistica Sudamericana e poi lo fa diventare vicepresidente della FIFA. Carlos Alberto Lacoste è una figura, è un personaggio di rilievo nella nomenclatura dei grandi generali di quel periodo. È stato presidente dell'Argentina interim per 22 giorni, poco prima della guerra delle Malvinas. È stato inquisito col ritorno alla democrazia e in particolare, questo per farvi capire il giro di interessi economici che ruotava intorno all'ente autarchico mondiale, lui non ha mai saputo dimostrare come sia entrato in possesso di una villa hollywoodiana a Punta del Est in Uruguay. Quando hanno cercato di intentargli un processo nel periodo di transizione democratica dell'Argentina, la cosa non ha fatto un giorno di galera, nel senso che è riuscito a scappare negli Stati Uniti, è stato là, è morto nel 2004 da cittadino privato negli Stati Uniti d'America. Quando gli hanno fatto un processo, lui non è riuscito a dichiarare come aveva potuto acquistare questa villa sul mare a Punta del Est in Uruguay, e è riuscito a scagionarsi sostenendo che oltre due terzi della cifra che era occorsa per comprare questa casa gli aveva prestati Joao Avelange, che non ha smentito la costa e quindi gli ha fornito un alibi che gli ha permesso di non, come dire, neppure subire una condanna. Vi dicevo, quindi i generali hanno il controllo totale di tutto l'apparato organizzativo, creano un ente autarchico, fanno delle leggi speciali per cui non si potevano conoscere i bilanci, quindi nessuno poteva in qualche modo contestare nulla. Si rendono conto che un problema che hanno, però, perché questo è un problema reale, è quello di rilanciare l'immagine dell'Argentina dopo il colpo di Stato, perché comunque l'opinione pubblica internazionale sapeva, insomma, che c'erano desaparecidos, che il paese era sottoposto a un sistema di repressione durissima. E allora fanno una cosa, anche questa, piuttosto interessante. Si affidano a una delle più importanti compagnie nordamericane, la Burso Masteller, per migliorare l'immagine del paese nel mondo. La Burso Masteller presenta un rapporto di 150 pagine, si fa pagare $1.100.000 per studiare tutto quello che bisogna fare per migliorare l'immagine dell'Argentina nel mondo. Il titolo di questo rapporto che presentano al governo argentino è: quel che vale per i prodotti vale anche per i paesi, cioè bisogna vendere l'Argentina come un prodotto. È molto interessante, io l'ho studiato nel libro, ne parlo diffusamente, perché consigliano al governo argentino di sostanzialmente comprare, perché è questa la parola che bisogna usare, dei giornalisti in molte testate di giornali europei per far scrivere articoli positivi sull'Argentina. Creano una squadra che deve allenare, loro chiamano proprio questa attività, un'attività di allenamento per tutti coloro che dovranno entrare in contatto con giornalisti, diciamo, liberi, democratici, che arriveranno in Argentina per
come dire, dare risposte efficaci, per cui creano dei, come si potrebbero chiamare, dei motivatori, degli allenatori che fanno dei seminari con personale che sarebbe entrato in contatto con la stampa estera per poter rispondere in modo efficace a domande insidiose. Tra i uno dei giornalisti, per esempio, che appena arrivò in Argentina e fu immediatamente spedito fuori dal paese perché aveva fatto una domanda sui desaparecidos, è stato Gianni Minà. Gianni Minà andò in Argentina come giornalista e venne considerato indesiderabile e venne espulso dal paese quasi subito. Quindi ci sono tutte queste operazioni, possiamo chiamarle di marketing. Perché? Perché bisogna nascondere la realtà del paese, perché nei mesi immediatamente precedenti all'inizio dei campionati del mondo, i campionati del mondo in Argentina si tennero dal 2 giugno al 25 giugno 1978, si cercò di far sparire dalla circolazione tutte le possibilità che emergessero l'esistenza di luoghi in cui si torturavano gli oppositori politici, per cui molti oppositori politici, per esempio, vennero trasferiti su chiatte nel mare dai luoghi di tortura e di prigione in cui si trovavano poco prima dell'inizio dei mondiali, vennero trasferiti in chiatte sul mare oppure trasferiti nelle regioni più periferiche dell'Argentina. Molti di questi, questa operazione in codice venne chiamata El Barrido. Bisognava proprio far sparire tutte le potenziali prove che esistessero, come dire, desaparecido, esistessero detenuti politici illegali. Presso la quella che viene chiamata l'Auschwitz di Argentina, l'ESMA, la scuola meccanica dell'Armada, sempre dipendente dalla Marina, venne creato un ufficio apposito che si chiamava La Pecera, che vuol dire l'acquario, in cui i detenuti, quindi gli oppositori politici, venivano utilizzati per leggersi tutta la stampa estera e selezionare le notizie positive e negative sul paese per avere un controllo sui giornalisti che poi sarebbero venuti nel paese. Quindi capite che è una macchina veramente, come dire, articolata, complessa, che farà sì che quei mondiali si siano svolti in un ambiente, come dire, a tutti coloro che volevano vedere con i loro occhi, senza paraventi, inquietante, ma che ha permesso alla dittatura di ottenere un grande successo, soprattutto interno, non internazionale, perché a livello internazionale ci sono anche stati dei tentativi di boicottaggio di questi campionati del mondo. Soprattutto in Francia c'è stato un movimento forte, il COBA, Comitato Boicottaggio Mondiale d'Argentina, che ha fatto delle grandi campagne di opinione, di stampa, anche in Italia, soprattutto gli enti di promozione sportiva, l'Unione Italiana Sport Popolare, il Centro Sportivo Italiano, Amnesty International, hanno, come dire, fatto delle campagne, i sindacati, CGIL e CISL e UIL, che poco prima del mondiale andarono con una delegazione in Argentina per prendere cognizione delle condizioni del paese e che fecero molti appelli anche alla nostra nazionale, andare in Argentina e cercare, come dire, di testimoniare
quello che vedevano. Ma fu un grosso successo interno, per una forma di consolidamento interno del regime. Usarono degli slogan molto forti per creare questa tensione nazionalistica interna. Erano per esempio alcuni degli slogan che si vedevano scritti sui muri delle città. Erano 25 milioni di argentini giocano il mondiale. Argentina contro tutto il mondo, perché loro sostenevano di stare subendo una congiura internazionale. E viceversa sostenevano, questa era una teoria che è circolata anche in Italia, quando alcuni nostri giornalisti ponevano delle domande sconvenienti, molte volte si sentivano rispondere: sì, però noi abbiamo debellato il terrorismo, voi invece in questi giorni avete il vostro presidente del Consiglio sequestrato, perché erano i giorni del sequestro Moro. E quindi sostenevano che le dittature garantivano l'ordine, mentre le democrazie liberali garantivano il caos. Un altro dei loro slogan era segnare un gol per l'Argentina. Un altro ancora era il mondiale è una priorità nazionale. E purtroppo bisogna dire che hanno funzionato. C'è stato una specie di ludibrio collettivo, di momenti dionisiaci. Se voi leggete la stampa che riporta i festeggiamenti che hanno coinvolto l'Argentina subito dopo la vittoria contro l'Olanda per 3-1, si racconta che tutto il paese è sceso per le strade. C'è una testimonianza inquietante. Per divertirsi, alcuni aguzzini in queste sedi nascoste liberarono temporaneamente dei detenuti politici e li fecero partecipare con loro ai cortei di massa che si tenevano nel paese, poi li riportavano dentro e ricominciavano a torturarli. Sono queste testimonianze che ormai sono entrate nei processi contro la dittatura. Ecco, e poi vorrei concludere con io ho dedicato un capitolo che è un po' eccentrico rispetto al tema calcio, ma che mi sembrava necessario inserire, sui desaparecidos dello sport argentino, che sono tanti, perché tutti conoscono, perché se ne è parlato molto, la storia della squadra di rugby della Plata. La squadra di rugby, l'Argentina è il secondo sport dopo il calcio, è il rugby in Argentina. Anche questo è un esito della colonizzazione inglese, perché l'Argentina ha avuto una colonizzazione spagnola, ma ha una forte presenza anche inglese. E è nota la vicenda di questa squadra di La Plata, completamente sterminata. Una squadra di rugby è composta da 15 elementi, loro ne hanno ammazzati 17, anche le riserve, per un motivo assurdo, nel senso che un fratello di un giocatore di questa squadra, Otilio Pasqua, era un Montoneros, e per un errore di persona sequestrano suo fratello che giocava a rugby e lo fanno ritrovare morto sul corso di un fiume. Quando ritrovano il cadavere di questo ragazzo, i suoi compagni di squadra decidono, nella partita successiva che avrebbero giocato, di fare un minuto di silenzio in suo ricordo. Il problema è stato che quel minuto di silenzio si è dilatato, è diventato 10 minuti.
e a questo minuto di silenzio ha partecipato emotivamente tutto lo stadio. Questa cosa è apparsa una specie di forma di opposizione politica, e uno alla volta gli squadroni della morte sono andati a prendere questa squadra e li hanno uccisi tutti. Se ne è salvato uno, di quella squadra ne è ancora in vita solo uno. Questa è una cosa che ha avuto molto rilievo anche in Italia. Anche in Italia. Ma ci sono altre storie meno note e interessanti. Per esempio, uno dei più grandi scrittori, era anche giornalista, ma è più noto come scrittore, Osvaldo Soriano, grande appassionato di calcio. Beh, Soriano si è salvato solo, nel senso che il suo nome compare in due liste di proscrizione. Subito dopo il colpo di Stato vennero subito fatti gli elenchi di chi bisognava andare a prendere e fare scomparire. C'era anche il nome di Soriano in una di queste, in due liste. Soriano si è salvato, è stato molto fortunato, perché è stato inviato dal suo giornale in Europa a seguire il mondiale di pugilato a Monaco, Principato di Monaco, tra Carlos Monzon e Rodrigo Valdés, campionato del mondo dei pesi medi, 26 giugno del 1976. Non è più tornato in Argentina, ha pensato che non fosse il caso di rientrare. E uno probabilmente gli ha salvato la vita, lo sport che amava tanto probabilmente gli ha salvato la vita. È noto anche in Italia, questa è una cosa molto bella che abbiamo fatto noi italiani, ogni tanto una la azzecchiamo. Sapete che a Roma tutti gli anni a gennaio si corre la Corsa di Miguel, non so se lo sapete, allora ve la racconto allora. A Roma, allora, prima si è iniziato a correrla a Roma e poi l'anno dopo hanno incominciato a correrla anche a Buenos Aires. Allora, noi abbiamo un giornalista della Gazzetta dello Sport che si chiama Valerio Piccioni, un giornalista anomalissimo proprio, che non ha niente a che vedere con la categoria, che è andato in Argentina, lui amava questo paese, e ha scoperto la storia di un maratoneta argentino, Miguel Benacio Sanchez, che è stato un desaparecido. Lui era andato a correre la corrida di San Paolo del Brasile. Sapete che è una famosa corsa podistica che si corre nella notte di San Silvestro, tra la fine e l'inizio dell'anno nuovo. Partono alla fine dell'anno vecchio e arrivano con l'anno nuovo. È una corsa popolare, la più importante dell'America Latina. Quando lui è rientrato il 7 gennaio del 78, perché poi si era fermato a fare un'altra corrida, in la corrida di Maldonado, lui era un podista, un discreto maratoneta, aderente della gioventù peronista. Lui è rientrato, lo sono andati a prendere a casa e non l'hanno più trovato. Allora Piccioni, quando è tornato dall'Argentina, ha raccontato la storia di questo maratoneta argentino desaparecido e gli è venuto l'idea di organizzare una corsa podistica che si tiene nei primi giorni di gennaio in concomitanza della morte di Miguel, che si tiene da allora tutti gli anni a Roma e che ha avuto subito grande successo, e l'anno dopo è stata adottata anche in Argentina e si corre anche a Buenos Aires. Un altro calciatore famoso, abbastanza famoso, insomma in Argentina lo era abbastanza, desaparecido, è Norberto Julio Morresi. Era un'ala dell'Huracán di Buenos Aires. L'Huracán è una buona squadra di Buenos Aires. Lui era era anche lui della gioventù peronista. Lui venne sequestrato mentre stava distribuendo
la rivista clandestina Evita Montonera, Evita la ex moglie di Perón. Ecco, il suo cadavere è stato ritrovato solo nel 1989 in una fossa comune nel cimitero del General Villegas di Buenos Aires. Questo ci hanno anche fatto un film che è andato anche in concorso a Cannes nel 2006, la storia di Claudio Marcello Tamburrini. Claudio Marcello Tamburrini era un portiere del San Lorenzo de Almagro, la squadra del Papa. Lui era uno studente universitario di sinistra. Arrestano un suo amico, il suo amico ha un'agendina del telefono, tra i numeri c'era anche il suo, e lo vanno a prendere. Facevano così. Lui è stato portato in una di queste sedi nascoste, coperte, nella Mansion Sarré, era la sede coperta della 7ª Brigata Aerea di Morón. L'hanno torturato continuativamente per 15 giorni. Lui racconta nella sua autobiografia, lui adesso vive in Svezia, perché lui è uno che si è salvato. Poi vi racconto come. L'hanno torturato continuativamente, ma lui non aveva niente da dire, cioè lui aveva semplicemente, come dire, figurava solo in un'agendina del telefono. Gli volevano fare dire nomi di altri, ovviamente. E tutte le volte che entravano nella sua cella, lui racconta nella sua biografia, i suoi aguzzini gli andavano addosso e gli davano dei cazzotti e gli diceva: para anche questo se sei capace, essendo un portiere. Allora, si è salvato per questo motivo, in modo abbastanza mirabolante. Il 24 marzo 1978, secondo anniversario della presa del potere, gli aguzzini hanno festeggiato a lungo all'interno della Mansion Sarré, hanno un po' allentato la sorveglianza. Lui era in cella con altri quattro suoi compagni, era già da tempo che stavano segando le inferriate della loro cella, erano completamente nudi perché li facevano stare nudi nelle celle. In modo rocambolesco, mentre questi aguzzini erano semi ubriachi, sparavano per festeggiare il colpo di Stato, sono riusciti a calarsi e a scappare, solo che si sono trovati, loro non sapevano dove erano perché li avevano portati ovviamente lì con gli occhi coperti. Allora, queste quattro persone nude hanno incominciato a correre. Nel frattempo si erano accorti che erano scappati e c'era già un elicottero che sopra di loro con i fari cercava di vederli. Hanno avuto la fortuna e anche direi il coraggio di chi li ha salvati. Hanno bussato a una porta, gli ha aperto una signora anziana che si è vista quattro ragazzi nudi. E li ha fatti entrare, era una vedova, gli ha dato tutti i vestiti di suo marito che aveva, e questi sono riusciti poi a scappare e ce l'hanno fatta. Ecco, poi ci sono anche delle ragazze, anche lo sport femminile, per esempio durante i giorni del mondiale, lei è stata sequestrata durante i giorni del mondiale a Villa Devoto, che è una periferia di Buenos Aires. È scomparsa Adriana Ines Acosta, che era una nazionale juniores di hockey su prato. A Mendoza, che è un'importante città argentina, invece sono scomparse completamente Gisela Tenenbaum e Ana Maria Moral. È abbastanza interessante, queste erano due argentine e anche ebree, appartenevano infatti alla società natatoria Maccabi di Mendoza. E insomma, questa è stata l'Argentina dei militari. Basta, perché vi ho anche detto troppo.